Luca Valzania, il grande protagonista di questa partita incredibile. Luca, questo gol, questo tuo gol nel finale al 91esimo ha evitato al Pescara una sconfitta che sarebbe stata pesante, oltre che per la classifica, anche per il morale. Sì, sicuramente, perché secondo me stavamo buttando via una partita davvero allucinante. Un punto sicuramente, non dico che ci dà un po' più di fiducia, perché quello lì no, di sicuro, però comunque sia è un punto che non va buttato via, è un punto che magari potrà servire alla fine del campionato, e perdere oggi ci avrebbe dato veramente una mazzata terribile. Ti chiedo se è più grande la rabbia perché dopo il primo tempo la vittoria sembrava cosa fatta, o più grande la soddisfazione per la tua prima doppietta in carriera? Bella domanda. Sinceramente non lo so in questo momento, è un bel mix di emozioni, perché così ha prima doppietta in B, doppietta tra i professionisti, è una grossa emozione. Però che doppietta è, sinistro basso, destro secco all'angolino alto? No, sono contento, quello lì sono contento, però sinceramente ora penso un po' più alla squadra, che ci troviamo in un momento di un po' di difficoltà. E dobbiamo solo stare tutti uniti noi, non pensare, non ascoltare nulla dall'esterno e rimetterci in riga, perché secondo me comunque sia siamo forti ed è un momento che ci va tutto storto, anche per colpa nostra ovviamente, però dobbiamo solo lavorare, basta. Vi state specializzando purtroppo a subire le rimonte, oggi è arrivata l'ennesima rimonta ad opera non del Frosinone ma di una Ternana che è formazione, come dice la classifica, sicuramente non di alto lignaggio. Sono momenti che magari sia dall'inizio, comunque sia in cui alla minima occasione comunque dell'avversario noi abbiamo dei blackout che ci costano le partite, come quella di oggi, perché comunque sia dopo un primo tempo come avevamo fatto abbiamo buttato via la partita, ed è un momento che non siamo tranquilli a livello di testa e questo ci costa tanto. Dopo il tuo primo gol sei andato di corsa in panchina, hai preso la maglia di Palazzi e hai fatto a nome della squadra, immagino, una dedica al tuo compagno di squadra. Sì, a livello di tutta la squadra, perché comunque secondo me è una grossa perdita per tutta la squadra, e questo secondo me ci penalizzerà comunque per il campionato, perché comunque sia a livello sul campo ma anche nello spogliatoio è un ragazzo secondo me davvero speciale, ed è, ci dispiace molto veramente per il suo brutto infortunio, e secondo me mostrare la sua maglia è, non dico il minimo, però è stato un gesto che noi gli siamo vicini e lo sosterremo sempre. Luca, venerdì prossimo c'è questa gara di Cesena in casa di una squadra che oggi in inferiorità numerica ha pareggiato sul campo del Frosinone. Per te è una partita particolare perché tu, oltre ad essere un ex, sei anche un cesenate doc. Molto importante, sì, perché comunque sia loro una squadra che non molla mai, e noi secondo me dovremmo stare attenti tutta la partita, veramente dobbiamo mettercelo in testa, dobbiamo cercare di lottare tutta la partita, perché sarà una gara veramente difficile e durerà 95 minuti, ma dovremo tenere duro 95 minuti se vogliamo portare a casa i tre punti. In chiusura ti dico una frase forte che ha detto poco fa il presidente Sebastiani ai nostri microfoni: per i primi 10 minuti del secondo tempo ha detto li avrei presi tutti a schiaffi. È stato ha ragione. Non ci può dire nulla, perché in questo momento non ci siamo magari con la testa e facciamo fatica a far tutto a livello sia, secondo me, mentale, parte il tutto, e si è visto, stavamo buttando via una partita. Luca, un episodio che abbiamo visto dalla tribuna nel finale, una mezzazuffa, una litigata tra qualche tuo compagno di squadra, questo a dimostrazione che evidentemente c'è un po' di nervosismo nello spogliatoio. No, secondo me non è nervosismo, è che non siamo lucidi e tranquilli di testa, tutto lì, e si vede poi i primi 10 minuti del secondo tempo quello che è successo.